po' difficile, che c'è? Devo fare una pisciata. No, ma dove va bene? Hai il troppo duro d'anteriore e non ti puoi permettere mai il lusso, anzi ti posso dire che il posteriore è troppo morbido rispetto a questo anteriore. Adesso. Sì. Adesso. Esatto. Allora, vedi solo un attimo la posizione perché la vedo bassa. La vedo un pochettino bassa. Ancora bassa? Fammi vedere, mo. Guarda me. Sì, mo mi guarda in faccia proprio.
che c'è? Ti sono vedo un po' imballato. Sono un po' imballato. Vabbè, normale, pure io non mi trovo. Com'è stata qua? È più agile. La pistonata si sente tanto. Quando stai facendo qua, stavo sulla parete scivolosa. Non potevo toccare il gas che mi partiva dietro. E non riuscivo. Si allunga ancora di più. Più allunghi, più te la senti. E più senti l'effetto della pistonata. Vabbè, cioè ci sono, c'è l'imbarazzo di una pista, di cilindrata qua, perché si sente l'imbarazzo della cilindrata, e poi questo anteriore è strano, difficile prendere fiducia di questo anteriore, secondo me sulla vetraia saranno dolori, Eccola qua, siamo arrivati. Lo so. Andiamo a vedere che succede, voglio vedere in discesa soprattutto che succede, poi per riprovarla in salita. Aspetta, molleggia troppo. Tu
ce l'hai? Il cacciavite? No. Allora prendilo da me. Che è sto cavalletto, secondo me? No, infatti, no, non regge. Poggiala vicino alla pianta. Mi sento impallatissimo su sta moto. Va bene. Ma nel brutto, perché poi se riesco a prendere velocità è una moto. Nel tratto lento ti sbatte tutto, è alta. È alta, esatto. Allora, il cacciavite quello lungo, con il manico di gomma. Devi riuscire solo a prendere velocità. Intercambiabili. Sì. Devi riuscire solo a prendere velocità. Questa qua, se hai difficoltà, cerca di prendere 10 km orari e finisce tutto. Cioè, su quella pietraia dove stavamo salendo, che io mi sono fermato per fare spazio, no? Là devi solo aprire il gas. Basta. Devi solo credere nella moto e aprire il gas. Diventa tutto semplice, non ti devi mai fermare. Se ti fermi, inizi a sbattere. Oh, io ci va, perché ho fatto fatica il foro. Il foro c'ha. Io ho fatto fatica a ripartire. Allora, sai, mi sono fermato per farti prendere metri. Sì. Per non avere difficoltà. No, ma con la parte lunga la ripartenza è diventata problematica. Perché strappa, dici tu. A quanto sta dal tutto chiuso? La compressione. Non lo so. Non quella interna? Interna, sì. Sono 9 soltanto. 10, no, di più. 11. Quante cavolo la tenevi? 11 dal tutto? Aspetta un attimo, fammi risiedere un cacciavite un po' più piccolo. Che questo, infatti, ho visto che... questo fa girare pure quello di sopra. Eccolo qua. La teniamo aperto praticamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mi dava proprio fastidio, cioè pensa che io che adoravo la moto che molleggiava, mo la stavo proprio. Certo, ma il problema è che mazzo personalizzare per me sta praticamente. Non fa niente, non mi preoccupa. Tanto tu i clicchi ce l'hai, quello è l'importante. Veramente particolare metterla a folle, non penso che l'abbia manco visto. Sì. La frizione come va? Ah, va bene. E secondo me adesso è aumentata pure la spinta. Perché secondo me slittava proprio e uno non se ne rendeva conto, perché mo si sente la cubatura. Prima non sentivo questa coppia di questo 400.
quanto l'ho messa sotto? Boh, così, guarda. Su, cacciavite, mi era a portata di mani, eh. Dove mi posso fermare? Qua. Qua ci stava a letto. Mi stai bene qua. Mettici una pedra sotto. Scarta pure in discesa, era giù. Che fa? Scarta. Scarta anche in discesa. No, soprattutto in discesa, non capita ancora. E mo l'hai pure sfilata di 5 mm. Posso immaginare che. Ricordo prima. Cosa poteva essere prima? E tu vedi prima che le sospensioni cedevano di più. Questa la sento che è più sostenuta, cioè sta più alta la. Questa qua, in questo caso ritorna un po' velocemente. La mia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, no, l'ho messa 11, sì. 10. Se ricordo bene. 2, 3, 4, 5. Guarda il piedino. Non ho lavorato neanche troppo giù, però è strano. Ehi. Ah, tieni bimbo avanti come questi. Rallenta tutto perché proprio è difficile prendere fiducia. Ma praticamente cioè che se è in discesa io non dovevo avere quel problema. Metto la testa sopra con la punta sopra, infatti quella così non si mette, che altrimenti fuori qualcosa. Ah, infatti. Ci sono andato, cioè ho cercato di dargli fiducia, però non mi sentivo sicuro, cioè non mi sentivo in una condizione che potevo fermarmi quando volevo, scartare, cambiare direzione se non ero convinto. Poi ovviamente la devo rifare pure con la mia, perché mo questa ne tengo un ricordo con la KTM di questa, infatti non la ricordavo sta pietraia. Ho fatto mezza volta, l'ho fatta.